Eccoci qua, ben trovati. Oggi la musica è rock insieme a Marco Ligabue. Che piacere! Ciao, piacere mio, eccoci qua. Siamo abbastanza ciao, rock and roll. Rock and roll. Sempre bello, sorridente e positivo. E questo ci fa veramente un gran piacere. Senti Marco, io ti dico che sei un musicista, cantautore, ma anche scrittore. Ah, scrittore è una parola grande, però sì, ho scritto il mio primo libro, e un libro, guarda, ce l'ho qua con me perché sono orgogliosissimo di questo mio primo libro, Salute mio fratello, 280 pagine, quindi insomma mi sono cimentato dopo tanti anni di scrittura di canzoni, che era un'opera di grande sintesi, no? Poche frasi ci stanno in una canzone, anche con una scrittura molto più ampia come quella del libro, ed è stata una gran bella esperienza. Senti, ti sarai sentito dire tante volte salutami tuo fratello, te come l'hai presa? Come la prendi tuttora? No, guarda, allora, cioè, all'inizio me lo dicevano in paese, amici, conoscenti, parenti, perché si sa, nota, capita un po' tutti, ma con garbo e discrezione. Dal 1990, da quando Luciano è partito con Balliamo sul mondo, che è esploso nel panorama italiano, da lì è stata una nazione intera che quotidianamente mi ripeteva questo ritornello, no? In realtà, ma io l'ho sempre vissuta molto bene, perché per me era un po' godere della felicità di Luciano, era come capire che per lui stavano andando bene le cose. Più gente veniva a dirmi salutami a me, tuo fratello, più vuol dire che Luciano diventava famoso, che le sue canzoni piacevano, e quindi era il successo suo, ma anche della nostra famiglia, del nostro paese. Quel saluto mio fratello per me è sempre stato una bella compagnia. Senti, parliamo della tua musica. Inizi come? Allora, inizio a 15enne con l'unico intento di imparare gli accordi per fare il chitarrista da falò con gli amici. A 18 anni è in braccio l'elettrica, perché forse cominciavo a capire che con un'elettrica in mano magari qualche ragazza ti puntava gli occhi addosso, visto che non ero proprio Brad Pitt, insomma, le si studia tutte, no, con le ragazze. Dopodiché, no, dopo, vabbè, insomma, ho avuto, guarda, un paio di esperienze di band molto lunghe, 10 anni con Little Tower, una band di rock and roll qua di Correggio. Eravamo io e un incrocio tra un personaggio proprio di Correggio, un incrocio tra John Belushi ed Elvis, eravamo poi Blues Brother di Correggio, diciamo, mettiamola così, ci interessava solo il grande divertimento, il rock and roll, il blues e poche balle. Poi verso i 30 anni ho avuto un'esigenza diversa, ho cominciato a scrivere canzoni, ma ancora non me la sentivo di cantare, ho fondato Rio, dove abbiamo fatto 10 anni molto belli, Festival Bar, esauriti all'Alcatraz, siamo venuti anche in Toscana a fare delle belle cose, e ho fatto 10 anni bellissimi. E poi dopo, da 8-9 anni invece, passati 40 anni, ho detto, complichiamoci al massimo la vita, facciamo la stessa cosa che fa tuo fratello, che fa il cantante, fa il frontman, si chiama Luciano Ligabue, è una star della musica italiana, e io cosa faccio? La stessa cosa. Hai fatto benissimo. Sì. E ti sta venendo anche bene. Guarda, questa è stata una scelta che tutti me l'hanno sconsigliata all'inizio, perché dicevo, ma dai, già gli assomigli, Luciano è una star, ma dove devi andare? Hai già 40 anni, già è difficile la musica, hai un fratello così, un cognome così. In realtà è stata una delle scelte più belle. Per fortuna che ho fatto questa scelta, perché mi sono scoperto io, mi sono messo in gioco con la voce, con col fatto di stare sul palco, con registrare direttamente le mie canzoni in studio, col trovare l'empatia col pubblico sui palchi, col portare avanti 1000 progetti sociali, perché finalmente avevo il timone io, no, della mia musica. Quindi insomma è stata veramente una scoperta bellissima. Per fortuna che mi sono lanciato, malgrado tutte le sfide che devo affrontare, perché non è che ho la strada spianata da fratello di Ligabue. Certo. Però fai bene e prosegui, perché sei bravissimo. Senti, l'ultimo tuo lavoro discografico, tra Via Emilia e Blue Jeans, ce ne parli? Sì, questa è la mia prima raccolta, perché sì, lo scorso anno ho compiuto 50 anni, ho detto, no, ma io mi devo regalare, almeno voglio raccogliere in un disco le mie canzoni più significative, più importanti, o quelle che hanno avuto anche più eco, più popolarità. E così mi sono messo lì a recuperare qualcosina da Little Tower, qualcosa dei Rio, diverse cose del mio periodo da cantautore. Volevo fare un disco molto compatto, incisivo,
fresco, sorridente come me, no? Non volevo fare un, cioè, con una raccolta rischi di andare sul doppio, il triplo, perché ognuno è appassionato a Vero, tutte le canzoni. Invece vero. alla fine ho messo poche canzoni, ho messo 11 per una raccolta, insomma, ho messo un inedito che ci tenevo a fare una canzone che raccontasse proprio in un flash in 3 minuti e tutti i miei primi 50 anni, per come si può raccontare 50 anni in una canzone. E poi mi sono sbizzarrito, insomma, dopo aver fatto questa la playlist ufficiale di 11 canzoni, a mettere 6 tracce Ghost Track, che solo quindi per premiare chi ancora compra il CD o il vinile, perché ho fatto la versione in Certo. vinile anche. E chi comprava l'oggetto fisico, insomma, godeva anche di queste 6 tracce aggiuntive. E questa è una bella cosa. Senti, pagine social, ce lo dici? Così veniamo a disturbare, a curiosare. Occhio, perché da me si sorride basta, e quindi Ecco, bravi. Guai, quelli eh? troppo seri e lamentosi non li Guai. vogliamo. Certo, noi si sorride e No, basta. no, scherzo. Dai, comunque è molto semplice perché io, insomma, bene o male, sono sui social principali. Mi trovate come Marco Ligabue, quindi Instagram, Facebook, YouTube. Ogni tanto mi lancio anche su TikTok perché, Oh. avendo una figlia di 14 anni, ma mi ha fatto entrare nel magico mondo dei video matti di TikTok. E quindi, insomma, è molto semplice trovarmi sui social. Bene, io ti dico, guarda Marco, è stato un grande piacere e noi vi lasciamo alla video tra Via Emilia e Brucinzio. Ciao. Ciao! Tropical c'era la nebbia, mia madre alla cassa strappava la vita, io gonfiavo la ruota della bicicletta per il primo bacio, quanta salita, restava il sapore, nessuna certezza, diventar grande era l'unica fretta, delle figurine del grande Torino, passare alle cotte e ai bicchieri di vino. E tutte le canzoni per noi, telefono a gettoni e noi, diamo le spalle al sole, solo quando c'è una luna da guardare. Al mare con il mio maggiolone, solo io e te, su via Dante Riccione. In transenna aspettiamo gli U2, lo stadio, la folla e le loro magie. Per mio padre, per la foto ricordo, la maratona portata al traguardo. Se c'è qualcosa in questo sangue emiliano, c'è che noi non molliamo. E tutte le canzoni per noi, improvvisiamo sogni e noi, diamo le spalle al sole, solo quando c'è una luna da guardare. Non è mai troppo tardi per noi, viviamo spettinati se vuoi, con le botte della vita e la notte che c'è giusto ogni ferita. Sul mondo, tutta l'Italia si accorge di un borgo e mentre mi passa chitarra e fandango, sono 50 volati in un lampo, come amici di viaggi diversi, puoi ritrovarci dopo esserci persi, con le Polaroid delle sere più belle, le donne e le stelle, e tutte, e tutte, e tutte le canzoni per noi. Che resteranno sempre per noi, diamo le spalle al sole, solo quando c'è una luna da guardare. Non è mai troppo tardi per noi, viviamo spettinati se vuoi, con le botte della vita e la notte che c'è giusto ogni ferita.
notte, eppure mi va di ballare stanotte, stanotte con te.